Allora, questo qui è il LZ1005 modello 2022, MZ1005 2023, e sono, diciamo, esteticamente diversi, diciamo, perché torna la soundbar frontale LZ MZ. Ok, che è molto grande, non è però con informi, no? È un classico due canali col woofer posteriore, e però ci permette di avere un audio integrato di qualità superiore, visto che quest'anno 1500-2000 sotto il profilo video saranno un po' diversi, quindi possono avvicinarsi sotto il profilo audio per non avere poi due televisori troppo simili. Certo. Vabbè, mi dicevi poco fa che comunque arriveranno a settembre. Sì. Quindi c'è tempo, forse arriverà qualche sample prima per noi giornalisti per dare un'occhiata, ma certo non domani. Non domani, no, ma magari vedremo. Nel mese. Però mi raccontavi due cose molto interessanti. Allora, la prima riguarda le differenze tra, vabbè, l'MZ 2000 l'abbiamo visto con l'MLA. Esatto. Però con un nuovo dissipatore, esatto, rispetto all'LZ 2000, esatto, quindi che ci sta per supportare l'MLA, certo. Anche se l'MLA sarà un miglioramento a livello di efficienza, perché chiaramente a parità di corrente e quindi luminosità erogata dal pannello, l'MLA concentrerà la luminosità nella direzione dello spettatore, quindi la resa sarà migliore. Però diciamo che tutti gli anni Panasonic sul suo sistema di gestione della dissipazione fa dei miglioramenti, e quest'anno il miglioramento è importante perché il materiale cambia di nuovo, sarà un materiale accoppiato, e questo dissipatore finirà anche sul pannello del 1500, quindi okay. Anche se non avrà l'MLA, godrà di un dissipatore più performante. E questa è notizia bomba, perché vuol dire l'MZ 1500 non sarà lo stesso tipo LZ 1500 con la soundbar, esattamente, ma avrà un nuovo pannello di fatto con un nuovo dissipatore. Corretto. Molto interessante.